1.085 euro è l'importo totale della donazione avvenuta grazie alla generosità del pubblico intervenuto alle tre date del Bulli e Puppe Summer Tour, che si sono tenute quest'estate presso il ristorante al volo di Rivanazzano Terme. Un importo che è stato destinato al reparto di oncoematologia pediatrica del Policlinico San Matteo. E ne parliamo direttamente con Alessandro Baldi, che è il fondatore degli Amici del Quarto Piano, il gruppo spontaneo di volontari che da anni si occupa di portare attività ludico-ricreative all'interno del reparto. Alessandro, buongiorno, grazie per essere in collegamento con noi. Ti va di raccontarci meglio questi 1.085 euro, per che cosa sono stati utilizzati? Sì, allora abbiamo raccolto in tutto 1.800 euro, di cui diciamo 1.000 vostre del Summer Tour e 800 circa invece attraverso una specie di crowdfunding su Facebook, dove io ho chiesto alle varie persone che si sono offerte di aiutarci di fare il bonifico direttamente al rivenditore. E la differenza l'abbiamo messa con i soldi che abbiamo raccolto per il, appunto, per il festival musicale. E quindi siamo riusciti a comprare 5 ciclette e diciamo che con la vostra parte ne abbiamo comprate praticamente 3 su 5. Ok, queste ciclette adesso dove sono? Sono nel trapianto, quindi nella zona diciamo inaccessibile. Comunque abbiamo messo le foto su Facebook una volta montate prima dell'ingresso nel trapianto e sono a disposizione dei bambini, delle mamme di conseguenza, che passano periodi relativamente lunghi, che possono andare da un mese ma anche a 2 o 3, proprio in una stanza isolati senza avere molto da potersi muovere, avere molte occasioni di insomma contatto con il mondo esterno. Quindi diciamo che tornano utili proprio perché permettono ai bambini o ai genitori di tenersi in allenamento, in poche parole, no? Sì, sì, sì. L'idea era innanzitutto per le mamme, appunto, perché lo sport, si sa, è una valvola anche di sfogo, quindi alle mamme fare un po' di movimento, avere un'attività in più da poter svolgere. I bambini, unito a questo, anche eventualmente fare un po' di riabilitazione motoria, perché le cure comunque di trapianto del midollo sono molto pesanti, quindi loro escono dal trapianto che devono un pochettino reimparare a camminare molte volte. E quindi questa poteva essere anche un po' un'idea per fare anche un po' di riabilitazione per loro. Voi come Amici del Quarto Piano adesso avete altri progetti in arrivo? Il famoso corso di teatro di cui parlavamo, che dovrebbe partire, mi devono fare un preventivo, dovrebbe partire intorno a metà ottobre all'incirca. E poi pensavamo di contribuire anche, una volta che saranno partiti i lavori di ristrutturazione del DH di cui parlavamo qualche mese fa, magari nell'allestimento delle stanze, se c'è bisogno di piccoli acquisti. E poi abbiamo un grosso progetto che non è più, diciamo, più che materiale, è un progetto vero e proprio di volontariato che riguarda quello che noi chiamiamo, ne avevamo parlato anche all'ultima serata con il dottor Zecca, dell'affiancamento, cioè andare nelle case di quei bambini che non sono più in ospedale ma non sono ancora né a scuola né hanno ripreso la loro vita e dare una mano a quei compiti, il gioco e tra l'altro in questo periodo ci dicevano che è un momento molto critico perché ci sono i bambini che stanno attraversando veramente una fase quasi di depressione perché sono in casa, non possono magari uscire, ma non hanno neanche l'assistenza scolastica, non hanno. Soprattutto questo vale per i stranieri, ecco, in particolare. Ok, allora buon lavoro e grazie mille.